Questo libro si chiama Papà Goriot, l'ha scritto Honoré de Balzac. Fa parte di un ciclo che si chiama La Commedia Umana, di cui grandi critici hanno scritto, che racconta tutti noi, racconta gli umani del passato, del presente e del futuro. Forse è un buon luogo il mercato per vedere se davvero Balzac ha raccontato tutti noi. Questo praticamente faceva il pastaio, cioè vendeva proprio pasta, eccetera. E praticamente ha due figlie che però un po' si vergognano delle origini del padre. Praticamente il padre si svena per loro perché comunque le fa studiare, eccetera. Poi loro cominciano a entrare in un altro tipo di ambiente e quando il padre sta male loro si sono dimenticate completamente di lui. Padre. Una storia del genere che effetto ti fa? Beh, sicuramente mancanza di rispetto. Vergognarti delle proprie origini è la cosa peggiore. Un'amicizia tra padre e figlio, cioè tra padre e figlio c'è un'amicizia, una complicità, c'è qualcosa, no? Non si tratta di sbagliare, secondo me è più un approccio alla vita totalmente fuori dalla realtà. C'ho mio figlio che quando io facevo il banco di pesce che si vergognava quando andava a prendere la scuola con il furgone, lui no, non mi veniva più, eccetera, eccetera. Poi c'è la figlia che ha 12 anni, che la va a prendere con la macchina e lei dice no, non venivo, vedi, ecco, la stessa cosa, lo vedi, la stessa cosa, è una cosa. Ruota. Ma ha sbagliato il padre o hanno sbagliato le figlie? E me hanno sbagliato i figli. Doveva cacciare. La cacciata via da casa. Di la verità, Oswald, dio! Non è vero che l'ha cacciata di casa, vero? No. Di la verità, Oswald, non dia fuggire davanti. Grazie. Grazie.